lo so, non c'è quel background adeguato. Quindi dovrei utilizzare, sì, l'atmosfera giusta. Sì, questa secondo me è l'atmosfera che fa il caso proprio di questo video. Benvenuti a tutti ragazzi, oggi sono qui presentissimo con voi, sono Mario del canale Piquadro, per augurarvi buone feste, per augurarvi un felice Natale a tutti i fan del mio canale che magari sono abituati a sentirmi soltanto in voce e invece oggi sono qui con voi. Sono qui con voi per un titolo speciale, per un video particolare dove appunto l'ho chiamato sorpresa. Una sorpresa che non è poi così tanto una sorpresa, ma è più che altro una conferma. Ovvero, tutti i fan del canale stanno aspettando una serie che mi ha reso un pochino più famoso rispetto alla cerchia di YouTube Italia per quanto riguarda l'ambiente FIFA. Ve la voglio confermare, ma prima di confermarvela vi voglio far notare una cosa. In queste settimane c'è stato uno stop nel canale, non ho avuto modo di proseguire in maniera uniforme il caricamento dei video, sia della carriera allenatore con il Cagliari, che davvero grazie mille ragazzi, siete stati magnifici. In questi giorni avete guardato tantissime puntate, anche quelle passate, avete lasciato i like che servivano per i prossimi episodi. Tra l'altro, a breve uscirà l'episodio 16. E vi voglio anche dire un grazie enorme perché grazie a voi ho avuto modo di collaborare nuovamente anche quest'anno con OneFootball. OneFootball che ci dà l'opportunità di scaricare qui sotto nel link in descrizione l'applicazione e vi spiego anche per quale motivo c'è questa collaborazione, come utilizzare in maniera intelligente quest'app che ci racconta il calcio a 360 gradi. Ed eccola qui come si presenta OneFootball, l'unica app gratuita che ti mostra tutti i gol, tutte le notizie, tutte le partite, tutto il calcio a 360 gradi. Come è possibile averla? Dovete cliccare nel link qui sotto in descrizione, un'app completamente gratuita che potete personalizzare a 360 gradi. Ragazzi, è davvero una figata perché, come vedete appunto in questo video, c'è la possibilità di scegliere la propria squadra del cuore, la propria nazionale. Tra l'altro vi faccio notare come appaiono le notizie nella dashboard principale. Qui troviamo tutte le notizie principali di OneFootball. E allora eccola qui: Inter, mercato dell'Inter. C'è anche la sezione dedicata ai trasferimenti. In questa situazione troviamo Arturo Vidal, Giroud, Marcos Alonso. Sono tutti giocatori che potrebbero andare nei prossimi giorni all'Inter o magari giocatori che l'Inter potrà vendere. Ma andiamo direttamente non nelle impostazioni, ma direttamente nella sezione seguiti. Qui sono le squadre Inter e la nazionale italiana, le competizioni che appunto dove appunto partecipano, e possiamo andare a ricercare un giocatore che ci interessa. Quindi magari dei giocatori sconosciuti, oppure magari Kieran Tierney, giocatore che troverete naturalmente nella prossima puntata dedicata ai terzini sinistri. Cosa ho fatto con lui? Ho fatto questa cosa qui. Segui. E quindi, una volta seguito, possiamo sapere tutte le notizie del giocatore, tutti i suoi eventi, tutti i trasferimenti. Perché ho fatto questo? Perché in questa maniera ho delle notizie, delle informazioni ancora più definite, perché appunto nella sua stagione c'è la possibilità di vedere quanti quante palle contese, quanti contrasti vinti, se oltre a essere famoso e importante all'interno di FIFA lo può essere anche nella realtà. E quindi questa è un'informazione in più che mi potete dare sotto nei commenti. Quindi non limitatevi, andate qui sotto a scaricare l'app e datemi ancora più informazioni oltre ai vostri suggerimenti di nomi di giocatori sconosciuti. E già era proprio il termine adatto: talenti sconosciuti. Ebbene sì, perché nel 2020, con l'anno nuovo, a gennaio, inizierà la nuova serie dedicata ai talenti più sconosciuti di FIFA 20. Tutti i giocatori che non conoscete nella carriera allenatore, tutti quei giocatori che avete scoperto nel corso di questi 4 mesi, saranno noti all'interno di questa nuova serie. E sarete voi i protagonisti, perché come è successo negli anni precedenti, naturalmente prenderò spunto dai commenti che scriverete sotto gli episodi dei giocatori più famosi. Quindi
quindi andando sotto l'episodio degli attaccanti famosi scrivete tutti gli attaccanti più sconosciuti che avete scoperto nella carriera allenatore di FIFA 20. Stessa cosa vale per i difensori centrali, per gli esterni destri, per gli esterni sinistri, per i terzini destri, i terzini sinistri, tutti gli ruoli, andate lì sotto nei commenti e commentate appunto per ogni rispettivo ruolo il giocatore talentuoso ed è naturalmente sconosciuto che avete scoperto nella carriera allenatore. Altre notizie, altre sorprese, naturalmente terminerà la serie dei migliori giovani talenti con gli ultimi due ruoli, arriverà la puntata dedicata ai terzini sinistri e la puntata dedicata agli esterni, non ricordo se erano destri o sinistri, però comunque era una puntata degli esterni che sarà l'ultima puntata, quindi due puntate prima della fine dell'anno, ancora qualche puntata appunto della carriera, si ritorna alla grande con un anno nuovo ricco di sorprese e ricco di novità. Insomma, all'interno del canale Piquadro. Io vi aspetto, vi auguro ancora buone feste e ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto. Quindi, vi aspetto alla prossima. Ciao!